Onorevole Fantinati, i numeri ci danno ragione, nel senso è un segmento molto importante, eppure gli imprenditori lamentano qualche volta una scarsa attenzione da parte della politica. Assolutamente importante anche perché secondo degli studi non solo rappresenta il 10% del PIL, ma se il governo, o meglio dire i governi, avessero più cura del turismo, e dopo anche spiego come, il arrivare al 17-18% secondo degli studi fatti dall'associazione di categorie, come 17-18% del PIL, potrebbe essere un valore concreto, quindi una meta reale. Il problema qual è? È che viene attenzionato molto poco e volevo, guardi, do anche dei dati perché parlare di slogan non va bene. L'Italia è il paese più desiderato, addirittura 55 milioni di foto su Instagram. Il problema è che noi siamo però il quinto paese come arrivi al mondo, ma ancora peggio, il settimo come introiti, cioè ci sono due stati che fanno meno arrivi di noi, ma fatturano e gestiscono il turismo in modo molto più c'è qualcosa che non torna. Allora io, visto che sono un ingegnere, sono andato a cercare di capire cos'è. Siamo ottavi per quanto riguarda la competitività, quindi perdiamo sicuramente quote. Addirittura in 10 anni abbiamo perso non solo punti in competitività, ma concretamente si sono tradotti in 38.000 posti di lavoro, uno studio della Cassa Depositi e Prestiti, e 3,4 miliardi di introiti. E questo perché? Perché siamo 18esimi, quindi scendiamo sempre nella classifica come brand Italia, come country brand, cioè, e soprattutto, cioè siamo poco attrattivi, proprio perché? Perché ci sono delle scarse infrastrutture, anche per la gestione della mala politica, per la corruzione, per un fatto che gli stranieri non si sentono sicuri nel nostro paese, spesso si sentono anche un po' derubati. E l'ultimo dato, che è il peggiore, e a me dispiace proprio da cittadino italiano, da parlamentare, 65esimo posto. 65esimo posto è la posizione dell'Italia in una classifica che valuta quanto il turismo è strategico per il governo. E questo ci dice tutto, e mi permette anche un punto politico giusto per essere anche attuale. Nell'ultimo referendum, che c'era stato un importante punto sul turismo, cioè superare il titolo quinto, se fosse stato spezzettato quel referendum che gli italiani hanno votato in massa per il no, invece di mettere insieme il Senato, l'energia, il turismo, l'industria, le province, è stato messo dentro un po' tutto, diciamo, come un tanto al chilo. Se fosse stato spezzettato, forse qualcosa sul turismo avremmo migliorato. Ed è proprio invece per questo motivo, è proprio, ha dimostrato l'attenzione del governo a mettere dentro un po' di tutto. Un aspetto, voglio dire, del turismo culturale forse dovrebbe essere ancora più forte, no? Quello che secondo me manca, poi diciamo, ho anche sentito parlare di piano, è un obiettivo, cioè che cosa l'Italia vuole diventare nei prossimi 10 anni, perché altrimenti facciamo delle leggi come l'art bonus, poi promuoviamo il cicloturismo un po' a casaccio, dando dei soldi di qua e di là, tipo serve un coordinamento. Il piano strategico del turismo parla di cose che sinceramente non si può essere contrari, perché parla di turismo sostenibile, parla di turismo digitale, manca delle cose fondamentali perché sia un piano, mancano tempi, costi e operatività, cioè capire come io voglio arrivare lì, capire quello che voglio diventare in 10 anni. Se voi leggete il piano della Spagna, capite che nei prossimi 10 anni la Spagna vorrà puntare sul turismo sostenibile. Se voi leggete il piano della Francia, nei prossimi 10 anni vuole essere la prima nazione a livello mondiale. Nel nostro piano non c'è scritto niente di tutto questo, ma una cosa che voglio sottolineare, il problema dell'Italia non sono gli arrivi, noi forse per certi versi ne abbiamo anche troppi, il problema è che se ne prendono, arrivano, stanno qui pochissimi giorni, quindi tantissimi costi di carico, di setup, eccetera, eccetera, e poi se ne vanno via. Ecco che se io dovessi scrivere un piano domani mattina, la prima cosa che io farei sarebbero 3 cose. Il primo, fare trattenere il turista 1-2 notti in più. Perché ne abbiamo bisogno.
Il secondo, farlo tornare, perché molti turisti arrivano in Europa, visitano due, tre città italiane e poi non tornano più. È chiaro che nel momento in cui visitano le città maggiori, non tornano più, non sviluppano nemmeno le mete di seconda scelta, certo, sulla carta, che certo, però sono invece quelle che destagionalizzano il turismo, che permettono di crescere comunque non solo in estate ma anche in primavera. È difficile non autunna. Essere d'accordo con lei, però la domanda conseguente sarebbe: come le facciamo queste cose? Allora, innanzitutto basta leggere i piani che fanno altre nazioni. Sviluppare un turismo sostenibile. Molto spesso i borghi dove si crea lo stesso comfort e la stessa tecnologia che uno vuole avere a casa sua, devono essere raggiungibili, ma non dall'alta velocità oppure dall'aeroporto, perché uno vuole essere isolato un po' dal mondo, vogliono essere portati. Oppure si può investire su una mobilità dolce. E anche questo è un aspetto. Non sì. sono slogan, perché a livello europeo è stato dimostrato che i cosiddetti, chi viene dal nord e Europa è disposto a spendere addirittura il 48, 49, 50% in più per avere il cosiddetto turismo rurale, turismo verde, ecoturismo, per sviluppare altre cose che non sia il solito turismo di massa. Certo, però perché quello si vede. E quindi da lì, con anche un po' meno arrivi, ma aumentiamo assolutamente gli introiti, le piccole e medie imprese, l'innovazione e i giovani. Però metto nei panni dell'imprenditore del turismo, che lamenta un'eccessiva burocratizzazione, che lamenta un problema di carattere fiscale, un peso fiscale eccessivo, che lamenta un peso fiscale, un peso eccessivo per quanto riguarda i contributi, e che quindi ha sempre più difficoltà a rendere più remunerativa la sua azienda e quindi ad elevare gli standard qualitativi. Bisogna destagionalizzare, non c'è, cioè bisogna destagionalizzare, solo destagionalizzare, invece di pensare a destagionalizzare, perché non pensiamo intanto a portare quei turisti che durante l'estate, invece che andare in Francia oppure in Spagna, li portiamo qui da noi? La destagionalizzazione è importantissima, ma non si può basare un turismo sulla destagionalizzazione, perché altrimenti giustamente dopo qualcuno ti chiede: sì, d'accordo, bello, ma come? Allora tu devi fare un piano operativo che prevedono diversi strategie di turismo, e il risultato sarà la destagionalizzazione. Non voglio per forza destagionalizzare, perché è impossibile portare un turista d'inverno al mare se questo vuole andare porto un esempio nel settore. La cosa, scusa, no, perché non avevamo mica parlato di tasse. Invece, per quanto riguarda le tasse, è chiaro che siamo assolutamente arretrati dal punto di vista di burocrazia, perché tutto viene fatto quasi a penna, proprio scrivendo per esempio registro presenze proprio a mano. Siamo assolutamente indietro sulla tassa rifiuti, che costa tantissimo. Ci sono addirittura degli hotel a Milano che pagano 100.000 euro all'anno di IMU, che io la trovo veramente una cosa fuori di testa, e sull'IVA siamo molto alti. Allora, la mia proposta è: perché non iniziamo a pensare a una tassazione sul turismo, magari con qualche leva, magari non so, io penso di abbassare l'IVA, quantomeno portarla come ce l'ha la Francia, che è al 7, perché non iniziamo a parlare di tassa rifiuti, dando un principio che deve stare sotto, non in base ai metri quadri, ma chi inquina paga. E soprattutto l'ultima cosa: lo straniero che viene in Italia vuole usare la moneta elettronica, c'è poco da fare. Questo governo ha aumentato il contante. Il problema non è usare la moneta elettronica sì o usare la moneta elettronica no. Il problema è che l'esercente si trova delle commissioni che paga alla banca, che sono da capogiro. Quindi va favorito in qualche modo l'esercente, bisogna intervenire.